Ma io penso che questo sia un appuntamento decisamente importante per il momento storico che sta vivendo il nostro paese, perché far parlare, far dialogare, far incontrare due regioni tra loro contigue, che vengono anche da una storia profondamente simile in termini non solo istituzionale, ma anche dal punto di vista economico, è quindi una grande opportunità. Ma non per guardare, come dire, dallo specchietto retrovisore la storia del passato, ma per costruire quella che ha da avvenire, dove i protagonisti devono essere ovviamente un insieme di soggetti, dalle università alle imprese, le istituzioni pubbliche e quant'altro. Costruire il futuro vuol dire, a mio giudizio, superare quella logica del passato dove tendeva a prevalere, come dire, uno spirito un po' di concorrenza tra regioni. Ci facciamo concorrenza per certi insediamenti localizzativi delle imprese, ci facciamo concorrenza per attrarre investimenti. Superare questa logica per andare verso una logica, diciamo, dell'interdipendenza e delle connessioni. E le connessioni tra questi mondi sono connessioni sempre più immateriali. Sul piano delle connessioni materiali, infrastrutturali, forse stiamo davvero costruendo importanti piattaforme di collegamento. Ecco, dobbiamo passare a una nuova fase, quella delle connessioni immateriali, fondate su scambi di conoscenza, di saperi, legami a rete tra questi soggetti, nello spirito di una sempre crescente interdipendenza per far esplorare le sinergie rispetto al mondo della concorrenza del passato.